fare con questo tempo. Cade nel rettilineo. Ma cos'altro? Però... Che freddo! Ah, ragazzi, ma dove minchia siamo? Non lo so, nei pressi di Gubbio, Perugia, boh. Ma no, non si vola. Siamo una bella combriccola. Niente, abbiamo provato ma non mi funziona il Sena. Il microfono, scusate. Devo provare a fare un reset. Signore, le chiedo scusa. Ha qualcosa di lungo, sottile, appuntito? Niente, con un branco di scalmanati e ci accingiamo a fare... a guidare le moto. Ah, buongiorno! Questo muschio selvaggio qui. Ma vai tranquillo, mi sono fatto tutti i Pirenei con una gomma liscia di me, però non c'era fango, però una gomma liscia. Oh ragazzi, ma qua c'è la caccia di cinghiale, qua ci sparano! Fanno scappare, no? Saponette non ne voglio più. Cazzo ha fatto a cadere nel rettilineo? Gaia, nel rettilineo pure tu, buttala alla terra! Come stai? Bene. Ok, importante è quello. Non mi dà una botta allo scarico? Aspetta. Vai. Mi sono scarico. Me la reggi, attento, eh. Vai. La fischietta c'ha questo problema. Ma che vichinga sei? Aspetta. No, si è staccato. L'importante è che io non tocchi. Madonna, ragazzi. Ma chi sei? Vabbè, me ne vado io. Ciao, ragazzi. Meno male non l'ho cambiato, l'ho fatto così. Ehi, guarda! Anche questo l'ho comprato nuovo. La povera Gaietta è caduta. Ma cioè, paradossalmente, c'è sempre da stare attenti. Abbiamo fatto quel pezzo di sterrato col fango. Gioia mia, appena ha messo la ruota anteriore sull'asfalto, ha pinzato un attimo, saponetta e via. Ma meno male che non venivano macchine. Quindi ragazzi, mi raccomando, sempre attenti. Queste sono le donne che mi piacciono. Guardatela Gaia, guardatela. In piedi, seduta, fango, a terra, cioè ha alzato la moto e l'ha spostata. E ha spostato pure lo scarico, cioè perché si era attaccato al forcellone. Ma cioè, tanta stima, tanta stima. Le ragazze che ci piacciono, hashtag. Io ancora non so qua se siamo in Umbria o in Toscana, boh. Paolino, guarda come ci dà! Ha finito ieri di fare una partita a pallavolo e oggi siamo qui a sgasare. Paolino, devi andare piano! Devi andare piano! Vado pianissimo io! Mi devi passare, mi devi! Mitico Greg con la 690 polacca! Cosa sono queste? Sono delle piste non asfaltate. Io comunque penso di avere la ruota anteriore troppo sgonfia, perché prendo le botte e proprio sento il cerchio che mi dice: Federico, pom, mi sto piegando, mi sono piegato, basta. Non so se siamo ancora Marche o Toscana, non lo so, sta di fatto che è bellissimo. Poi questo cielo un po' nuvolo, un po'... Ti faccio vedere che se piove ti diverti di meno oppure c'è il sole. Ma che cazzo dici Federico, stai lì e guida. Io vi chiedo 30 secondi. Sai che devo gonfiare un pelino l'anteriore. Bellissima, come stai? Bella, mi ha fatto meglio.
Ma lo so! Ti pare che non sono pratico di queste cose? Le serve un passaggio, bambola? Ehi, volevo caricare la mia amichetta, quella di colore. E Gaia mi fa: Federico, non si fanno queste cose! Io ti ho detto, era a pagamento, ti volevo solo avvertire. Ma non pagavi tu? Vai, vai, ti ho battezzata, dai, sta andando benissimo. Cioè, è la prima volta che vedo una donna in sella fare queste strade. Ed è neofita, cioè, tolto lo zainetto, il limite è soltanto un'illusione. Aspetta, cosa c'è scritto? Sono un ottimo, cattivo esempio. Brava. E fino adesso abbiamo scherzato. Adesso seguiamo Greg col suo 690 chittato Raid Garage, Porsche Mosco. È proprio un Tet Travelers, un grande Vieri. Cazzo, ogni partenza che fa ci lascia mezzo centimetro di moto a terra. Io con questa moto, quanto mi diverte! Francesco e il suo GS è come Calabrone, lui non sa che ha le gomme lisce, che ha il cardano, che certe cose non le può fare. Lui non lo sa, ma se ne frega. Venuto da turista per caso, si sta trovando a fare fangaie. Bravo Ciccio, questo è lo spirito dei veri adventures riders. Praticamente, dove siamo ubicati? Allora, Castelrigore, Piaggio? Poi si chiama Piaggio. E non lo so, beh, cercateli così capite più o meno. Beh, Centro Italia, fin lì ci siamo. Paradossalmente inizia a piacermi pure queste stradine innocue, bianche, con questi pinnacoli ai lati. Bravo Federico! Bravo Federichino! È antiacqua! Sulla carta è antiacqua! L'ho detto io che ti tenevo. Vai! Grazie! Vai tranquilla! Ti tengo io, tu dai gas che ti tengo io! Brava, brava, va bene, ci siamo arrivati, tranquilla. Bello! Piano Federico, che non hai più il cerchio. Scivoloso qui, vai Paolino! Non ti fermare! Bello Moody! Come lavorano le sospensioni con le borse! Madonna, ste foglie lo fanno vedere
cosa c'è sotto. Non passare in mezzo, non passare in mezzo, ecco, passa in mezzo. Wow, qua! Super dark, super mood! Ragazzi, ci sono lavori in corso! Un po' forte, lei non entra, non mi credeva! Si è fatta male? Allora, aspetta che mi metto di là. Vai. Aspetta, aspetta, vai. Uno, due, tre. Ok. Aspetta che c'è un po' di plastica. Di là c'era un po' di plastica. Sì, no, no. Ok, le prendo. Ok, no, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ah, vabbè, dai, lo specchietto non fa niente. Sì. A quanto andavi? Cioè, comunque, per arrivare fin qua, secondo me, non andavi tanto piano, eh? No, no, è che ho fatto male. Ah, ho preso da là, l'ha tagliata. Sento un po' Sierra Nevada qua, sti pietroni desertici. Bravo, bravo. Radici, sassi, GS davanti, cosa vuoi di più? Gaia, regola numero uno. Devi andare piano. Anzi, vado piano, vado con cognizione piano. Di causa. Sì, la cognizione di causa l'ho persa a 15 anni. Non voglio 30, sapere insieme a cos'altro. Però... Che vuole? Un pericolo tutte e due insieme, sono un pericolo. No, lei è un pericolo. Lei di più, però lei di più. Madonna, poi vi faccio vedere come l'ho trovata. Chi? Sembrava incastonata tra gli alberi. No, ho finito di rompere lo specchietto, guarda. Tanto ho detto facciamoci un bagno di fango, dice fa tanto bene, no? Fanno i fanghi alle terme. Donne cazzute e dove trovarle? Dove mi porti? Fermati! Mi fai tirar dritto, mi fai tirar dritto, Paolo! Carina e simpatica questa stradina. Via Federico. Ah, le famose crete o crepe senesi.
Mi sembra di una cazzo di Hot Wheels su quella rana. Ciao. Andiamo con la faccia. Vai, vai. E che dire, ragazzi, credo che le immagini valgono più di mille parole. Giornata meravigliosa, conoscere persone con le quali condivide la stessa passione per l'adventuring mi rende veramente una persona felice. Ringrazio tutti e faccio soprattutto i complimenti a Gaia per la grinta e la tenacia. Francesco invece, con il suo GS, è il classico esempio che non importa la moto e ti ritrovi sotto il culo oppure se hai l'ultimo modello di gomme tassellate, ma è lo spirito che metti che fa la differenza. Quindi, ragazzi, grazie ancora. Non vedo l'ora di fare un altro giro con voi. E invece, per tutti gli iscritti, ci vediamo al prossimo video. Ricordo che questo non è l'ultimo video con la cappona, ma ce ne saranno altri due. E poi ho staccato l'assicurazione e vi spiego il perché. Un bacione e a presto!